Bene, allora oggi vorrei darvi, presentarvi un po' di riflessioni scaturite dalla mia esperienza matematica in merito al tema dell'unità e della molteplicità. Quindi riflessioni sulla natura degli oggetti matematici e sulla natura delle loro manifestazioni, quindi come noi vediamo degli oggetti matematici e quindi diciamo, la dualità che esiste tra diciamo, un livello ontologico, possiamo dire, degli oggetti e un livello invece fenomenologico che è quello delle loro manifestazioni. Quindi, chiaramente, in relazione a questo tema diventa cruciale interrogarsi su che cosa sia un punto di vista. È molto interessante riflettere su questo tema in ambito matematico, perché la matematica costituisce, diciamo, un contesto controllato, un contesto formalizzato, all'interno del quale si possono sperimentare delle strategie di pensiero, quindi anche certe idee filosofiche. Quindi è interessante, ad esempio, interrogarsi su quali formalizzazioni sia possibile dare all'interno della matematica per la nozione di punto di vista e presenteremo diverse idee, quindi su come si possa incarnare matematicamente la nozione di punto di vista. Vedremo in particolare che i punti di vista sono collegati a quello che i matematici chiamano le presentazioni per un determinato oggetto matematico e parleremo in dettaglio di cosa andiamo a significare per presentazioni. Sostanzialmente vedremo che noi accediamo agli oggetti matematici attraverso quelle che sono le loro presentazioni, sono le loro manifestazioni concrete, ma gli oggetti stessi dovrebbero, o perlomeno questa è la mia tesi, essere intesi piuttosto in senso più astratto come classi di equivalenza di presentazioni. E quindi diventa molto interessante studiare questa dualità che esiste tra due livelli, quindi quello degli oggetti in sé e quello delle manifestazioni o presentazioni di questi oggetti. Quindi questo ci porterà ad affrontare diversi temi, quindi riparleremo del concetto di oggetto ponte, di cui già vi avevo parlato lo scorso anno, parleremo del concetto fondamentale di classi di equivalenza e di come il concetto di oggetto ponte sia strettamente collegato al concetto di classi di equivalenza. E metteremo poi tutti questi elementi assieme per cercare di trarre delle conclusioni, appunto su questa dualità fondamentale tra uno e molteplice. Bene, quindi iniziamo ad osservare che una caratteristica fondamentale delle manifestazioni differenti di una stessa entità è la coerenza, cioè è molto importante distinguere tra diversità e incompatibilità. È una distinzione fondamentale, ma non scontata, perché spesso quando ci si trova in presenza di linguaggi molto differenti per descrivere certe strutture, si può avere l'impressione che si tratti di linguaggi magari incompatibili. Chiaramente, a seconda dei casi, può trattarsi di questo oppure no, può trattarsi di un'impressione, soprattutto perché se le formalizzazioni sono corrette, sostanzialmente devono per forza essere coerenti tra loro. Quindi questa è una prima osservazione che possiamo fare. Cioè, mentre se noi partiamo da qualcosa di falso, da questo qualcosa scaturiscono innumerevoli contraddizioni e inconsistenze, questo è un principio classico della logica, ex falso quod libet, al contrario, se noi partiamo da qualcosa di vero o anche solo qualcosa che esiste, ed è questo qualcosa di per sé, in virtù della sua stessa esistenza, genera sostanzialmente un fascio di percezioni o di manifestazioni coerenti tra loro. Quindi la coerenza sostanzialmente emerge come un attributo fondamentale della verità e quindi anche nella ricerca della verità è fondamentale la moltiplicazione dei punti di vista, perché maggiore è il numero di punti di vista, maggiore è la possibilità di rilevare possibili contraddizioni o incoerenze. Capita molto spesso che uno, se osserva da un certo angolo, magari non si rende conto di un certo problema, quando uno invece va ad osservare l'oggetto da tutti i punti di vista, si rende conto se c'è qualcosa
che non va. Quindi sostanzialmente è fondamentale adottare un punto di vista globale e un punto di vista relazionale. D'altra parte, se ci riflettete, ogni forma vera, autentica, diciamo, di comprensione passa necessariamente attraverso il processo di messa in relazione tra loro di concetti o eventi differenti. Di solito quando uno dice ho compreso qualcosa, significa che è riuscito a collegarlo a qualcosa che già conosceva in qualche modo. E quindi i concetti, i fenomeni vengono sempre compresi, non in maniera assoluta, ma in relazione gli uni con gli altri. Quindi sostanzialmente il modo anche che il cervello umano ha di comprendere la realtà è un modo intrinsecamente relazionale. Chiaramente all'interno della matematica ci sono dei linguaggi particolarmente adatti ad esprimere, a implementare questo modo relazionale di pensare, lo vedremo. La teoria delle categorie sicuramente rappresenta un linguaggio estremamente efficace per esprimere appunto questo modo dinamico e relazionale di fare della matematica. Ma prima di passare alle categorie, mi preme osservare la rilevanza della logica in relazione allo studio dei punti di vista e quindi all'investigazione di questa dualità fondamentale tra unità e molteplicità. La logica diventa fondamentale perché ci permette di studiare i fenomeni in maniera formale, quindi in maniera del tutto precisa e rigorosa, il che chiaramente mette in luce gli aspetti in modo particolarmente lucido e quindi fa emergere sia da un lato le relazioni di coerenza, sia dall'altro delle eventuali inconsistenze. Quindi qui premetto che la matematica stessa, per come diciamo, la intendo io, va considerata come la disciplina che studia tutto ciò che è formalizzabile. Cioè, tipicamente uno pensa alla matematica come a una collezione di settori più o meno indipendenti tra loro, l'algebra, la geometria, l'analisi, eccetera. E quindi si pensa che i matematici debbano studiare degli oggetti specifici che appartengono a una di queste branche. Sicuramente la matematica, così come esiste oggi, si configura come questo, ma la matematica potenziale può essere sicuramente vista come lo studio di tutto ciò che è formalizzabile, ovvero definibile in termini astratti e completamente rigorosi. Mi sembra fondamentale avere questo punto di vista ampio sulla matematica, perché sostanzialmente ci fa comprendere che qualsiasi contesto noi decidiamo di affrontare, nel momento in cui riusciamo a formalizzare certi aspetti di questo contesto in modo del tutto preciso, in modo del tutto rigoroso, beh, possiamo creare una teoria matematica di questo contesto. E questo ci può essere di grande aiuto nell'investigare il contesto stesso. Cioè, personalmente vedo un po' la matematica come una palestra per testare delle idee filosofiche, l'ho già anticipato, ma il punto di vista è un po' questo, cioè la matematica è un contesto che chiaramente rispetto alla realtà fisica, se vogliamo, è estremamente povero, però il vantaggio è che è un contesto controllato e quindi si riescono a fare dei progressi più facilmente che quando uno deve avere a che fare con un numero straordinario di variabili. Ora, qual è il rapporto tra matematica e logica? Beh, la logica, in relazione alla matematica, si occupa sostanzialmente di studiare nello specifico le formalizzazioni, quindi la natura delle formalizzazioni che si possono introdurre per i concetti matematici e i ragionamenti su questi concetti, quindi la logica specifica sia dei linguaggi utili, dei linguaggi formali utili per descrivere delle strutture, ma va anche a studiare i ragionamenti, come si svolgono le deduzioni che ci permettono di derivare dei teoremi a partire da delle assunzioni.
Quindi chiaramente la logica è fondamentale in relazione al problema di studiare la natura degli oggetti matematici e le loro relazioni, in quanto ci permette di definire formalmente il concetto di teoria matematica. Chiaramente non c'è una definizione di teoria matematica, ci sono pluralità di sistemi logici che uno può considerare per formalizzare le cose, però diciamo all'interno di un determinato sistema si riesce a sviluppare un concetto di teoria matematica del tutto rigoroso. E come vedremo, la logica ci permette anche di dare un significato preciso alla nozione di punto di vista attraverso l'articolazione tra sintassi e semantica. Questo perché? Perché sostanzialmente il caposaldo fondamentale della logica è proprio questa distinzione tra due mondi che a priori sono indipendenti tra loro, il mondo della sintassi e il mondo della semantica. Ora, che cos'è la sintassi e che cos'è la semantica in ambito logico? Possiamo pensare alla sintassi come l'insieme dei modi, ovvero delle forme grammaticali che noi abbiamo a disposizione per descrivere linguisticamente un certo contenuto. Mentre la semantica è l'insieme dei modi possibili che noi abbiamo di attribuire dei significati a delle espressioni sintattiche date. È importante appunto tenere ben presente che la sintassi nell'ambito logico viene intesa in modo del tutto indipendente dal significato, cioè sostanzialmente le parole vengono viste sintatticamente come delle sequenze di lettere, quindi il significato è qualcosa che poi viene in uno step successivo, quindi la sintassi è qualcosa che esiste di per sé, indipendentemente dalla semantica, ma ovviamente il senso di considerare una sintassi è che uno considera questa sintassi con l'obiettivo poi di descrivere determinate strutture. Quindi se vogliamo ad esempio considerare quello che avviene nella linguistica, se consideriamo le lingue naturali, vediamo che ciascuna di queste lingue ha una propria sintassi, ha una propria grammatica che viene utilizzata per denotare, per riferirsi a degli oggetti reali o anche degli oggetti astratti. E questa grammatica non si limita a fornire un vocabolario, quindi un linguaggio, per denotare questi oggetti, ma specifica delle regole per manipolare delle espressioni costruite in questi linguaggi, costruendone di più complesse e andando a determinare come si devono comportare le une rispetto alle altre. In questo senso la semantica diventa il mondo degli oggetti reali, tra virgolette, cioè il mondo delle strutture che non dipendono dal modo in cui noi possiamo rappresentarcele, quindi le strutture intese in senso invariante, mentre le sintassi sono i modi che noi abbiamo per presentare a noi stessi, per descrivere, per tentare di rappresentarci appunto questi contenuti. Quindi vedete che qui c'è una prima formalizzazione della nozione di punto di vista dovuta al fatto che sintassi differenti possono presentare un medesimo contenuto. L'esempio classico appunto è quello delle lingue naturali. Io posso descrivere un certo oggetto in lingue differenti e quindi c'è proprio questa dualità tra l'unico che vive a livello della semantica e il molteplice che vive a livello della sintassi. Quindi vediamo appunto come questo discorso sia rilevante in relazione alla questione dei punti di vista. Ma il fatto di descrivere uno stesso contenuto in modi diversi è qualcosa che va ben al di là della matematica, è qualcosa che ci è familiare da ogni ambito della vita. D'altra parte si fa in continuazione l'esperienza di come certi aspetti di un fenomeno ci possano risultare più chiari, più evidenti, adottando un certo punto di vista, mentre altri possano rimanere magari parzialmente nascosti e possano essere illuminati quando uno poi cambia il punto di vista.
In ambito matematico, l'esempio più semplice che si può fornire, direi semplice ma non banale, ecco, che si può fornire di pluralità di punti di vista, anche piuttosto diversi su un determinato tema, è appunto l'esempio della geometria analitica, che ci permette sostanzialmente di avere due linguaggi significativamente differenti per parlare di uno stesso contenuto. Quindi attraverso la geometria analitica si fanno corrispondere delle equazioni a delle forme geometriche elementari e chiaramente questo permette di utilizzare tecniche algebriche per investigare dei concetti geometrici e anche viceversa di avere un'intuizione geometrica su determinati calcoli o espressioni algebriche. Più in generale, ne abbiamo parlato lo scorso anno, la teoria dei ponti toposteoretici fornisce un quadro generale per studiare in modo profondo le relazioni tra contesti o teorie matematiche differenti. Avevamo visto in particolare come il concetto di topos classificatore di una teoria permettesse di incarnare la nozione di contenuto matematico di teoria presentata assiomaticamente, quindi in forma sintattica, e come quindi questo concetto potesse dare luogo a dei ponti appunto tra formalizzazioni differenti di un medesimo contenuto. Quindi vediamo appunto che alla luce di questa distinzione tra sintassi e semantica possiamo interpretare l'esistenza di punti di vista diversi su un medesimo tema in termini di esistenza di sintassi differenti con una semantica comune. E questo è proprio incarnato all'interno appunto della teoria dei topoi, in particolare appunto da questa costruzione del topos classificatore. Bene, ora per andare più in là riguardo a questa riflessione su questa dualità tra unità e molteplicità, è importante richiamare la nozione di invariante, la nozione di oggetto ponte, poi di discutere come tutto ciò si relaziona al problema di realizzare più o meno concretamente delle classi di equivalenza. Ora, il problema degli invarianti è un problema che si pone ogni qualvolta siamo interessati a confrontare tra loro degli oggetti. Chiaramente il nostro interesse è sempre quello, sempre nell'ottica appunto di un'analisi relazionale, quindi di una comprensione profonda della realtà, l'obiettivo è quello di mettere in relazione e quindi di identificare degli aspetti che gli oggetti abbiano in comune tra loro. Quindi possiamo riferirci a questi aspetti che gli oggetti hanno in comune come gli invarianti, cioè quegli aspetti appunto che non dipendono dalla specificità del singolo oggetto, ma che restano gli stessi passando da un contesto all'altro. Nel caso appunto delle traduzioni, l'avevamo discusso lo scorso anno, da una lingua all'altra, un invariante evidente appunto è il significato, no? Che deve essere mantenuto il più possibile invariato nel passaggio da una lingua all'altra. La questione che si pone immediatamente è come si arriva a identificare gli invarianti. Allora, ci sono un certo numero di invarianti che si possono identificare, diciamo, a occhio nudo, nel senso che risultano evidenti, sono, diciamo, degli invarianti, se vogliamo, macroscopici, degli invarianti strutturali che possiamo identificare in maniera intuitiva, andando a definire delle categorie in cui possiamo inserire i nostri oggetti e le categorie i cui oggetti avranno determinate proprietà, le quali si specializzeranno a proprietà dei nostri due oggetti. Quindi potete pensare, ad esempio, che se immaginate di voler confrontare un gatto con un rinoceronte, beh, potete osservare che sia il gatto che il rinoceronte sono degli animali, quindi abbiamo una categoria, la categoria degli animali, nella quale rientrano entrambi questi due animali, quindi tutte le proprietà degli animali si specializzeranno a proprietà da un lato del gatto, dall'altro lato del rinoceronte. Quindi vedete che ci sono aspetti invarianti che si possono identificare facilmente.
Ma in realtà, come potete facilmente intuire, i casi più interessanti di invarianti sono quelli appunto nascosti, quelli più profondi, che non si possono intravedere, a occhio nudo e, che vengono messi in evidenza solo attraverso un cambiamento del punto di vista, tale, quale, fornito in particolare da un oggetto ponte. Infatti, diciamo, le unificazioni che si realizzano attraverso l'inserimento in una categoria comune, possono essere viste come delle unificazioni sostanzialmente banali, come delle omologazioni, nel senso che vanno a limitarsi a mettere in evidenza degli aspetti abbastanza generici, tutto sommato, che i due oggetti hanno in comune. Quindi non è qualcosa di molto rilevante per le conseguenze che può avere. Mentre diventa molto più rilevante un tipo di unificazione basata su un oggetto ponte non banale, perché questo, come già avevamo spiegato lo scorso anno, permette di non annacquare la diversità dei singoli oggetti nell'astrazione, ma di valorizzarla attraverso quella che è un'autentica morfogenesi. Abbiamo visto che gli invarianti definiti a livello di un oggetto ponte, possono manifestarsi in forme significativamente differenti nel contesto di singole, di differenti presentazioni, appunto, o punti di vista, sull'oggetto ponte. Quindi un ponte, che cos'è? Possiamo pensare ad un oggetto ponte che collega due oggetti A e B come, un oggetto U che ammette due presentazioni differenti, una presentazione F di A in termini dell'oggetto A, una presentazione G di B in termini dell'oggetto B, in maniera tale che queste presentazioni siano collegate da una relazione di equivalenza tra di loro, cioè quindi che si tratti effettivamente di punti di vista differenti sul medesimo oggetto. Allora, in una situazione di questo tipo, chiaramente FG possono essere davvero qualsiasi cosa, possono essere dei modi per costruire un oggetto a partire da A o a partire da B, dei modi di associare un oggetto, quindi non necessariamente in modo concreto, può essere veramente qualsiasi cosa, cioè la notazione F di A e G di B sta semplicemente a sottolineare che sono degli oggetti associati da un lato ad A, dall'altro lato a B. Quindi in una situazione di questo tipo, in cui un oggetto U può essere osservato da un lato dal punto di vista di A e dall'altro lato dal punto di vista di B, si possono realizzare dei trasferimenti di conoscenza perché si vanno a considerare delle proprietà di questo oggetto U che sono invarianti rispetto alla relazione di equivalenza che collega le due presentazioni e si vanno a considerare questi invarianti dai due punti di vista diversi. Questo porterà a delle proprietà in principio scritte, diciamo, nei linguaggi dei punti di vista degli oggetti A e B, e che saranno appunto equivalenti tra loro in quanto manifestazioni differenti di un'unica proprietà, ma potranno essere concretamente molto diverse. Ora, tutto questo vedete che è significativo in relazione a questo problema di comprendere la relazione tra unità e molteplicità, perché vedete qui che, diciamo, un oggetto, quando gioca il ruolo di un oggetto ponte, sostanzialmente ha una sua unità quando uno lo vede come un oggetto ponte, ma diventa molteplice nella misura in cui viene studiato dal punto di vista di tutte le sue presentazioni. Quindi presentazioni in questo senso, nel senso che io dico che A, cioè che F di A è una presentazione di U, nella misura in cui io riesco, diciamo, ad associare o a costruire U a partire da A e similarmente per B. Quindi naturalmente questi modi di associare o costruire possono essere diversi nel caso dei singoli oggetti ed è per questo che in un caso ho scritto F e nell'altro caso G. Ora, tutto questo è collegato al problema fondamentale che è ricorrente in matematica di studiare
le relazioni di equivalenza e generare dei rappresentanti canonici per le classi di equivalenza. Ecco, andiamo a capire più in dettaglio come funziona. Allora, prima di tutto ricordiamo che una relazione di equivalenza è una relazione tra elementi di un insieme che soddisfa quelle che sono le proprietà cruciali della relazione di uguaglianza. Allora, se voi riflettete sulla relazione di uguaglianza, vi rendete subito conto che valgono tre proprietà fondamentali. La riflessività, che significa che ogni oggetto è uguale a se stesso, x uguale x. Poi abbiamo una proprietà di simmetria, che è quella che ci dice che se x è uguale a y, allora y è uguale a x. E poi abbiamo la transitività, che ci dice che se x è uguale a y e y è uguale a z, allora x è uguale a z. Ora, che cos'è una relazione di equivalenza? È semplicemente una qualsiasi relazione che soddisfa queste tre proprietà cruciali. Queste proprietà sono fondamentali per poter costruire, a partire da un insieme, quello che si chiama l'insieme quoziente dell'insieme dato per la relazione di equivalenza. Come è definito questo insieme? Questo è l'insieme i cui elementi sono le classi di equivalenza di elementi dell'insieme di partenza rispetto alla relazione data. Che cos'è una classe di equivalenza? Dato un elemento, la classe di equivalenza di quell'elemento è l'insieme di tutti gli elementi che sono in relazione con quell'elemento. Quindi vedete che qui stiamo già facendo un salto nell'astratto, perché passare da un insieme ad un insieme quoziente equivale a sostituire gli elementi con delle classi di equivalenza di elementi. Quindi passiamo da un ordine 1 ad un ordine 2, no? Quindi anche a livello di complessità logica aumentiamo la complessità. E quindi, come potrete facilmente immaginare, in generale non è banale andare a rappresentare concretamente questi insiemi quozienti, perché la definizione di un insieme quoziente in generale è qualcosa di molto astratto, di formale, no? Ma i matematici tipicamente vanno alla ricerca di modi il più possibile concreti di rappresentarsi gli oggetti, cioè gli elementi di un insieme quoziente. Chiaramente questo è di grande importanza per l'identificazione degli invarianti, perché chiaramente nel momento in cui uno riesce a comprendere concretamente le classi di equivalenza, riesce anche a comprendere le proprietà degli oggetti che sono invarianti rispetto alla relazione di equivalenza in questione. Ora, come questo si collega con la tecnica dei ponti? Beh, in questo senso, immaginando di avere due insiemi I e O e due relazioni di equivalenza, una sul primo insieme e l'altra sul secondo, possiamo considerare, in casi in cui noi, diciamo, non riusciamo a studiare facilmente la relazione di equivalenza sull'insieme I, possiamo voler considerare una costruzione invariante che ci manda degli elementi di tipo I in elementi di tipo O e che rispetti queste relazioni di equivalenza che abbiamo. Quindi chiamiamo appunto una costruzione invariante una funzione tra i due insiemi che rispetta le relazioni di equivalenza che abbiamo su di essi. Diciamo che questa costruzione invariante è conservativa se riflette le relazioni di equivalenza. Sì, perché noi immaginate di voler comprendere quando x è in relazione i con y, vogliamo, allora, se abbiamo una costruzione invariante, sappiamo che se sono in relazione, allora anche le loro immagini saranno in relazione nell'insieme O. Ma è importante poter avere anche il viceversa, in maniera tale da poter veramente determinare se i due elementi sono in relazione tra loro, andando a considerare esclusivamente le loro immagini attraverso la costruzione F. Ora, in una situazione del genere, immaginate di avere un oggetto ponte che collega due oggetti X e Y. Quindi un oggetto B che avrà due
presentazioni, una in termini di x, f di x, l'altra in termini di y, f di y, quindi rappresentazioni fornite dalla costruzione invariante f. Quindi un ponte lo possiamo pensare appunto come un oggetto B che da un lato è equivalente rispetto alla relazione di equivalenza su O a f di x e dall'altro è equivalente a f di y. Ora, supponete di avere appunto una costruzione invariante conservativa f. Allora, gli oggetti ponte nell'insieme O, a meno, considerati a meno della relazione di equivalenza su O, diventano degli oggetti classificanti, nel senso che diventano dei rappresentanti canonici di classi di equivalenza per la relazione su I. E quindi questo è in generale molto, molto utile perché ci permette di avere una prospettiva differente su, appunto sulle relazioni tra appunto gli elementi nell'insieme I, passando dal livello di I al livello di O. E chiaramente l'utilità o meno di una tale costruzione e di tali ponti va a dipendere poi tecnicamente dalla possibilità di effettuare delle riformulazioni di proprietà o costruzioni che vivono a livello di oggetti O in termini direttamente delle presentazioni di questi oggetti. Quindi ovviamente l'utilità di un ponte è tanto maggiore quanto risulti più facile o più maneggevole lavorare con degli oggetti di tipo O piuttosto che con degli oggetti di tipo I, oppure appunto quando la relazione di equivalenza su O risulti più trattabile della relazione sull'insieme I. Pensate a quanto avevamo visto, ad esempio, l'anno scorso, la nozione di topos classificatore permetteva appunto di tradurre la nozione di morita equivalenza tra teorie, che è una nozione molto sofisticata di equivalenza tra teorie, permetteva di tradurla in una nozione molto più semplice di equivalenza categoriale tra topoi. Quindi questo è un esempio di costruzione invariante, ma naturalmente la matematica è piena di questi esempi. D'altra parte, pensate anche solo agli esempi numerici, ai sistemi numerici, come, non so, l'insieme degli interi, l'insieme dei razionali, l'insieme dei numeri complessi, sono sempre costruiti formalmente come degli insiemi quozienti. Ad esempio, quando voi considerate i numeri negativi, vedete bene che, non so, il numero meno 1, voi potete rappresentarvelo come 2 meno 3, ma potete anche rappresentarvelo come 3 meno 4, oppure come 4 meno 5. Quindi vedete che avete tante presentazioni differenti per un medesimo oggetto. E infatti formalmente l'insieme z dei numeri interi può essere realizzato come un quoziente del prodotto dell'insieme dei naturali per se stesso modulo una certa relazione di equivalenza. E allo stesso modo, se voi volete costruire, ad esempio, i numeri razionali, a partire dai numeri interi attraverso le frazioni, anche qui vi trovate con lo stesso problema di trovare dei rappresentanti canonici per le classi di equivalenza e vedete che queste classi di equivalenza cioè, uno ci ha a che fare quando lavora con le frazioni, perché ad esempio la frazione 2 terzi è la stessa frazione di 4 sesti, ad esempio. Quindi vedete che avete un'infinità di presentazioni differenti di una medesima frazione. E allora uno si chiede, ma ad esempio si può presentare una frazione in un modo canonico? Beh sì, ad esempio c'è la forma ridotta di una frazione, no? Voi semplificate, no? Numeratore e denominatore, se sono multipli di uno stesso numero, potete dividere per questo numero, appunto sia sopra che sotto, e facendo così arrivate alla fine, insomma, ad avere quello che si chiama una frazione ridotta. Quindi vedete che le frazioni ridotte risultano essere, cioè se stabilite, diciamo, il segno della frazione, diventano poi dei rappresentanti canonici di queste classi di equivalenza che di fatto sono infinite. Quindi vedete anche come, se
l'astratto e il concreto poi si sposano. Altro esempio, i numeri complessi. I numeri complessi formalmente vengono costruiti a partire dai numeri reali, andando prima di tutto a considerare l'anello dei polinomi in una indeterminata, coefficienti reali, e poi andando a quozientare questo anello per un ideale che è quello generato dall'equazione x alla seconda più 1 uguale a 0. Vedete che si tratta appunto di una costruzione molto formale. Ma poi i matematici si sono resi conto che si possono rappresentare canonicamente gli elementi di questo insieme quoziente come delle coppie di numeri reali. E questo chiaramente facilita molto nei conti, no? Quindi vedete che appunto c'è questo tema ricorrente in matematica, no? Tra unità e molteplicità. Cioè, pensate ad ogni formula in matematica, quando voi scrivete un'uguaglianza, che cosa state dicendo in realtà? Voi state dicendo che c'è un oggetto che è presentato in modi differenti. Se io scrivo 5 meno 3 uguale 1 più 1 più 1, io che cosa sto dicendo? Sto dicendo che 5 meno, no, scusate, 5 meno 2 volevo dire, che 5 meno 2 uguale a 1 più 1 più 1, sto dicendo appunto che ho due modi differenti, no, di presentare un medesimo numero. Quindi in realtà tutta la matematica di fatto è fondata proprio su questa dualità tra uno e molteplice. Quindi, in un certo senso, noi accediamo agli oggetti attraverso le loro manifestazioni, ma poi gli oggetti stessi, se poi uno si interroga sulla loro natura, si rende conto che sono in realtà delle classi di equivalenza, cioè vanno intesi come l'insieme di tutte le presentazioni che si possono avere su di essi. Quindi, riassumendo, appunto, possiamo pensare un oggetto come la collezione di tutte le sue presentazioni. E chiaramente tra queste presentazioni sussiste una fondamentale relazione di equivalenza, che è precisamente la relazione di presentare il medesimo oggetto. Quindi vedete, appunto, che questo discorso ci indica che è naturale pensare ad un oggetto matematico in questo modo molto astratto. Chiaramente, in quanto tale, un oggetto gioca il ruolo di ponte in maniera molto naturale tra le sue differenti presentazioni. Quindi, se uno vuole passare da una presentazione all'altra, deve cercare di astrarre e quindi di rappresentarsi l'oggetto in un certo senso in modo invariante rispetto a come esso viene presentato. Cioè, pensiamo a 5 meno 2 o 1 più 1 più 1, noi abbiamo il numero 3 in un certo senso nella nostra testa come un concetto che non dipende, no, da come poi lo vado a scrivere, no? E quindi è qualcosa di più astratto. Cioè, tutta la matematica è proprio basata su questa dualità, no, tra astratto e concreto, tra uno e molteplice. E infatti il paradosso sta proprio qui, nel senso che noi lavoriamo attraverso le presentazioni, cioè nel senso che noi siamo, cioè sensorialmente accediamo in un certo senso in modo più semplice alle manifestazioni, quindi ai rappresentanti delle classi di equivalenza e non alle classi di equivalenza stesse, che sono in realtà la vera essenza, no, degli oggetti. Quindi noi facciamo l'esperienza degli oggetti matematici attraverso le loro presentazioni, ma poi gli oggetti stessi sono di fatto delle classi di equivalenza di presentazioni. Ora, per concludere, vorrei dare qualche altro elemento ispirato dalla constatazione appunto delle relazioni di coerenza che esistono tra differenti percezioni o presentazioni di un medesimo oggetto. Allora, innanzitutto possiamo osservare che un qualsiasi oggetto, per il fatto stesso che esiste, genera di fatto un fascio di percezioni coerenti tra loro, cioè se ci riflettete un attimo, perché noi diciamo, non so, quando ci riferiamo agli oggetti familiari della vita quotidiana, diciamo questo è un tavolo, beh, diciamo che è un tavolo perché ci rendiamo conto che noi e le persone che stanno vicino a noi
tendono a vedere non necessariamente la stessa cosa, ma tendono a percepire in maniera coerente qualche cosa, no? E quindi è proprio in virtù di queste relazioni di coerenza che uno constata, che poi possono essere delle relazioni di coerenza tra percezioni di individui, ma possono anche essere, chiaramente, nell'ambito della fisica, percezioni di strumenti di misura che sono stati elaborati appunto dagli scienziati, ma in ogni caso è la presenza di queste relazioni di coerenza che ci invita a supporre, in un'ottica minimalista, in un'ottica di economia di pensiero, ci invita a supporre l'esistenza di qualcosa che sia ontologicamente responsabile, no, per queste relazioni di coerenza, cioè che quindi generi, no, queste percezioni. Quindi possiamo avere questo punto di vista. Chiaramente, perché uno fa questo tipo di assunzione? È un po' nello spirito del rasoio di Occam, cioè uno cerca la spiegazione più semplice possibile per certe relazioni di coerenza. Qual è la spiegazione più semplice? È che esista un oggetto, no, che in virtù della sua stessa esistenza, generando lui stesso questo fascio di percezioni coerenti, possa spiegare, no, la loro esistenza. Ora, all'interno della matematica ci sono, come ho già anticipato, dei linguaggi particolarmente efficaci per esprimere questi concetti, appunto, di punto di vista, di relazioni di coerenza, eccetera. In particolare la nozione di fascio, di cui abbiamo parlato estensivamente lo scorso anno, va detto che esprime proprio delle relazioni di coerenza molto robuste di tipo locale-globale, perché la sua proprietà caratterizzante è proprio quella di poter definire un'entità, diciamo, globale a partire da insiemi di dati locali tra loro compatibili, no? Vi ricordate che per determinare un elemento di un fascio definito ad un certo livello è necessario e sufficiente specificare delle sue manifestazioni locali, no, nel contesto di oggetti che ricoprono il dominio in questione. E quindi abbiamo appunto una nozione che effettivamente è particolarmente adatta a rappresentare e a formalizzare questo concetto appunto di coerenza, di fascio di percezioni, e infatti non è a caso che la teoria dei topi poi si riveli un settore estremamente adatto a studiare in maniera sistematica le relazioni tra teorie matematiche differenti. Ora vorrei presentarvi, giusto per darvi un'idea di come si può arrivare in matematica ad avere una formalizzazione, chiaramente non c'è un'unica formalizzazione della nozione di punto di vista in matematica, ce ne sono diverse, adesso ve ne presento una basata appunto su un risultato fondamentale di teoria delle categorie, il lemma di Ioneda, e vedremo come questa tesi, questo principio, no, che un oggetto possa essere identificato con l'insieme di tutti i punti di vista su di esso e diventi di fatto un teorema matematico. Cioè, quindi è un'intuizione, se vogliamo, filosofica, ma la teoria delle categorie ci permette, dando un significato che adesso vedremo alla nozione di punto di vista, di avere proprio la prova matematica, no, che si tratti di un'intuizione corretta. Ora vediamo i dettagli. Dato un oggetto di una categoria, definiamo come elemento generalizzato di questo oggetto una freccia in quella categoria che va verso quell'oggetto, quindi una freccia con codominio quell'oggetto. Ora, dato il nostro oggetto, adesso possiamo canonicamente associare un funtore controvariante, definito sulla categoria valori negli insiemi, che si chiama il funtore degli elementi generalizzati dell'oggetto in questione. Perché questo funtore associa ad ogni oggetto, la categoria, l'insieme degli elementi generalizzati dell'oggetto C che hanno come dominio quell'oggetto e agisce sulle frecce nel modo ovvio. Quindi abbiamo un funtore associato a un qualsiasi oggetto della categoria. I funtori che si ottengono in questo modo sono dei funtori molto importanti, si chiamano funtori rappresentabili.
È molto importante in matematica riuscire a dimostrare che certi funtori ricchi in informazione sono rappresentabili, perché capite che in una situazione del genere tutta l'informazione sul funtore è condensata in questo unico oggetto che rappresenta il funtore. Ora, il risultato che vi menzionavo è questo, cioè l'immersione di Yoneda identifica un qualsiasi oggetto C della categoria a meno di isomorfismo con il funtore rappresentabile corrispondente che rappresenta i suoi elementi generalizzati. Quindi che cosa ci dice questo risultato? Che tra l'altro vi dico è un risultato facile da dimostrare, ma non, comunque è un risultato che necessita di una piccola dimostrazione, quindi non è una tautologia, è comunque un teorema. E ci dice questo, cioè un oggetto può essere identificato con l'insieme di tutti i suoi elementi generalizzati. Ora, gli elementi generalizzati possono essere visti come punti di vista su un oggetto. Pensate anche proprio in termini fisici, no? Voi avete un oggetto, volete osservare questo oggetto e cosa fate? Lo osservate scegliendo una certa direzione di osservazione, cioè scegliete una freccia che vada verso quell'oggetto. Questo è un elemento generalizzato. Quindi vedete che abbiamo una sostanziazione matematica di questo principio filosofico. E naturalmente, per concludere, anche tutto il discorso che abbiamo fatto prima riguardo alle classi di equivalenza, ai ponti, ai rappresentanti canonici, ci dà un'ulteriore indicazione in questo senso, cioè anche in questo contesto, gli oggetti ponte, quindi un qualsiasi oggetto visto come oggetto ponte tra sue differenti rappresentazioni diventa un rappresentante canonico di queste classi di equivalenza e quindi anche in questo senso si identifica con la collezione di tutti i punti di vista su di esso. Bene, io mi fermo qui. Se volete approfondire, c'è questo articolo concettuale, diciamo filosofico, che apparirà a breve in un libro per Springer. E poi chiaramente se volete approfondire gli aspetti tecnici del mio lavoro che hanno stimolato queste riflessioni, potete visitare il mio sito internet, ci sono tutti i link agli articoli, al mio libro, eccetera. Quindi vi ringrazio molto e sono disponibile a rispondere alle vostre domande. Bene, grazie.